Carabinieri all'esterno della chiesa San Carlo Borromeo al quartiere Libertà, dove ieri c'è stata una riunione plenaria con il sindaco e alcuni assessori della giunta per spiegare come il quartiere Libertà sarebbe cambiato. Stamattina il parroco Don Marco è venuto in chiesa e ha trovato molti danni, vetri rotti, gli hanno rubato un computer, hanno messo a soqquadro la sacrestia e parte della chiesa. Gli hanno rotto il vetro, maresciallo, di qua, guarda, e sono entrati di qua. Loro che fanno? Segano questa grata, si calano all'interno. Si entrano per poi spaccare questo vetro e accedere al, in questo vano. Una porta chiusa, regolarmi di solito. Era chiusa. Sì, certo. E poi entrano di qua, no? Sì. Prendendo prima la scala da giù sono andati. Quindi quelle scale che erano giù le hanno prese e hanno portate qui? Portata qua. Questa era calata così. Giù. Per arrivare sull'armadio, qui. E è anche abbastanza pericoloso, cioè hanno rischiato, sì, di farsi molto male. Di più di una persona sicuramente. E hanno rischiato di farsi male perché anche calarsi da questa altezza non è certamente per facile. Accedere in parrocchia. E poi dove poi hanno divelto altre porte, hanno fatto un po'. Hanno messo tutto a suo quadro. Io l'ho trovata appesa lì dal muricciolo. Quella, quella scala là. Lì. Hanno tolto il E dall'esterno, da dove sono entrati? Qui dal campanile. Ah, sacrestia, questo deposito e altre parti della chiesa sono state messe a soqquadro. Qui c'era il computer di Don Marco che è stato rubato. Don Marco ci diceva che non è la prima volta che qualcuno si è introdotto in chiesa, ma in altre circostanze, evidentemente a caccia di soldi, hanno scassinato le offerte. Cose delle offerte. Invece qui no. Fortuna che non hanno devastato il tabernacolo oppure altre cose. Hanno fatto sacrilegio. Questo non ho fatto, questo, meno male. Quindi ulteriormente a testimonianza del fatto che probabilmente non cercavano soldi, le offerte sono rimaste dare un così. Segnale, un segnale un po', stiamo qui, noi facciamo il nostro dovere. E ci siamo agitati abbastanza stamattina all'apertura perché insomma sono cose. Era presente ieri la riunione con il sindaco? No, io personalmente no. Io presto servizio per Don Marco di mattina. Non so se qualcuno le ha detto che ieri c'era qualcuno che qualche personaggio sospetto, oppure no, in questi giorni si è visto qualcuno in chiesa, no? No, ma guardi, qua abbiamo avuto già in precedenza episodi analoghi, perché non si sta sicuri. Assolutamente no.